Bene, oggi vediamo Luigi's Mansion. Questo è il mio primo let's play di Luigi's Mansion perché ne ho fatti due. Ok, il secondo però non è mai stato pubblicato. Speciale Halloween. Mi sto scocciando di dire speciale Halloween. Perché bravo. Sono sicuro che questo let's play lo finirò dopo di Halloween. Veramente non l'hai finito nemmeno. Io continuo a dire speciale Halloween. L'ultima volta abbiamo... Sì, ho intenzione di fare un terzo let's play di Luigi's Mansion quest'anno. Magari se ci riesco. Ci hanno dato una chiave per aprire una porta a uno sgabuzzino dove abbiamo liberato come dei pirla tutti i buchi, che sono bravo. In totale 50, da come potete vedere dalla scritta in basso a sinistra a destra. A destra della scritta in basso, sì. Vi ho catturato il primo bu. Aveva il microfono schifoso. Proseguiamo con la nostra caccia ai bu. Ricordo, i bu sono indispensabili per finire il gioco fino a prova contraria di voi ascoltatori. Ok, qui abbiamo trovato. No, servono tutti e basta. Nella prossima stanza. Ok, dobbiamo catturare i bu soltanto nelle stanze illuminate. Qui non hai molti posti dove nasconderti, vero bu? Lo sapevo. Bulla. Wow. Shit. Non ho molto da dire. Vaffanbuffo, va. Vaffanbuffo lo dovrei usare più spesso, eh. Ma ok, non è necessario inclinare il control stick. Sono dei fantasmi piuttosto facili da prendere, però se scappano di stanza in stanza siete di fatemelo dire fottuti. Soldi, godi popolo. Non ho mai analizzato gli aspirapolveri. Pensavo che stessi dicendo non ho mai analizzato ora i soldi. Il buo, tutti i dati che hai. Non ho mai analizzato gli aspirapolveri. Sempre le stesse e sempre le sante cose sui bu. Quindi prendi fuoco, professore. Dai. Non c'è nulla. Ok. Li becco per caso così i soldi. C'è una ragnatela là. Ok. Penso che per ora sia tutto. No, ce n'è un altro. Come c'è un altro? Ok, meglio prenderli subito che se no li dovrò prendere dopo. E quindi sarà una camorria perché io vorrei sbrigarmi. Camorria è un termine siciliano, se non lo sapete. Dove nasconderti, vuol dire una seccatura. E io ne sono certo. Ne sono più che certo. Vero, boh? No, fanculo, no. Perché le cambio le voci? Una è più acuta, una è più... Boh, vabbè. Ok. Sono facilissimi da prendere, soltanto che ti scappano come niente. Non importa, non me ne frega, ok. Non c'è la... Qui non c'è, ne sono certo, caro... E allora perché ci sei entrato? Qui non c'è, quindi mi dispiace, ma finché, fino a prova contraria, fino a quando non diventerai anche tu un bu, non ce n'è. Ok. La caccia bu... Mi pare che in una parte avevo raccontato la mia teoria che i Toad si trasformano in bu. Andiamo nella sala 1. Ma cos'è il genere? Non credete che li prenderò tutti ora, eh? Questa è la 4, okay. Sì. Qua c'è qualcosa? No. Ci sono due uova, ok. Ok. Qui dove c'era Arnaldo? Sì, godi popolo. Posso ritrovare il mio fantasma che avevo perso. Oh, è qua il fantasma. È nel tavolo. Non è qua. Ok. Oh, yeah. State attenti che vi possono spuntare anche trappe. Ah vero, tabù, le leggende popolari non si può nominare. Orientale. No, scappare, fantasma del tavolo. Sì. Non scapparmi, che io tanto ti prenderò prima o poi. Non allontanarti, okay, idiota. Se mi allontano è ancora più difficile prenderti. Preso. Ma non mi dire. Yes. Oh sì, forte Luigi, vabbè sì, ho capito. Buonanotte. Stai attento Luigi. Sì, starò attento professore. È più fifone lui. Nella parte 5 ho fatto game over. Sono fifone, sono pro. Sì, stai attento. Ok. Me lo ricordo benissimo. Il lenzuolo. Operazione ordina letto alternativa. Ok, sei qua. Ammettilo. No, c'è una bomba, boom. Fanculo. Sei qua. Non commento ormai il fatto che dicevo le parolacce. Che battute, produttori. Ok, preso. Yay. Ok. Incredibile, niente per provarti Luigi. Bene, ora va bene, sì. Questo, quel microfono era terribile. Faccio, professore, hai le batterie? Hai già trovato 5 bu? Sei diabolico.
Wow, sto visto che tu sei preoccupato per tuo fratello. Ragazzo, ma prendila con comodo. Hai ancora molto tempo, non devi affamarti. Perché non vai alla toilette? Sì, ti ho detto toilette. Dell'acqua. Ti senterai ancora non lo conoscevo mica. Bene, ora torniamo alla toilette dopo. Però sono certo, intanto qua c'è un cuore. No, c'è un buffanculo. No, c'è una bomba, boh. Voglio il cuore. Cavoli, ok. Non lo so prendere. Ok, bene. Ok. Cuore restituisce tutta la vita, o metà, non ne ho idea. Qua, 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 cavalluccio, cavalluccio. No. Sedia, 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 sedia. No. Qua, 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 qua. Boh, non ci sei qua? Non lo scrivo. Che qui non c'è un boh. Tornerò dopo, se ho fatto un fail. Casomai ce lo dice lo stesso professore di tornare alla toilette. Bene, io non voglio perdere tempo e ci rivediamo subito alla sala 2, anche se qui davanti, genio, ok. Quindi non taglio. Mi risparmio pure i tagli. Ok. Stiamo attenti ai cicciobilli, che sennò ci... Ah, i cicciobilli, me li ricordo, quelli là che... Sì, li avevo chiamati così. Sei qua, cicciobilli. Ti levo subito così almeno. Ok, non c'è. Non c'è. Topo giallo, cosa vuoi che sia? Io ora ti piglio e... No, non scappa. No, un fantasma. Giallo. No, è un cicciobilli medium version. Ok, non l'avete capita? Bene. Qui vedete il filmato, e finché non la capite, niente biscotto virtuale. Fanculo. Sì. Non credere che non ti prenderò. Non ce la farai mai. Sto qua tipo per mezz'ora forse. Fanculo. Non attraverserò qua finché non ti avrò preso, ripeto. Fanculo. Attenti alle bombe tossiche. Ok. Magari disattivare la torcia. E fanculo. Ok. Non ti prendo più. Bene. Okay. Ora lo piglio. Mi piace. Vabbè, vabbè, vabbè. E ritorno. Ok. Giriamoci quando è il momento. Sì, genius. No, 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 no. Ok. No, non vi si è bloccato il computer, sto dicendo no tante volte. Ok, qui c'è un candelabro volante, per ora non possiamo farci niente. Finché no, non troviamo un elemento. Come abbiamo visto tempo fa, gli elementi si trovano sparsi per la magione. Ok, qua c'è un fantasma, ne sono certo. Prima di proseguire sono certo che qua c'è un fantasma. Un boh. Ah, oh, no, no. Forse c'è un boh, volevo dire. Invece non c'è. Non c'è. Ovviamente. Allora è qua. Sì, qua, qua. Ha detto andiamo a rinfrescarci alla toilet, ma pare che il professore già non abbia programmato questo gioco. Ok. Povero Todd, mi fa pena. Uggi, oh, mi è cascata una cosa molto importante nel water. Non volevo. Non preoccuparti. Ciao. Hai ragione, non serve niente piangere sul latte versato. Penso che tirerò sciacquone, così ti spiegherò e scomparirò i gorgocci nell'acqua nelle profondità della terra. Dopo sarò felice come un uovo di Pasqua. Come una Pasqua, non un uovo. Belle le lampadine incorporate. Ovviamente, cosa aver buttato nel water? La chiave. Che bella cosa. Yay. Dirò yay ogni volta che prenderò una chiave. Ok. Apre quale porta? Zoom. Sono cieco. Ops. Primo piano era piano terra, giusto? Dov'è? Shit. Ho detto piano terra. È quella là sotto. Ah, si inclina con C, genio. Giù, scendi. Dove destra. Apre questa fottutissima chiave? Ok, grazie. Genio. Addio, no, qui c'è un boo. No, non c'è, c'è un boo. C'è solo una chiave e uno stupido Todd che usa a buttare le chiavi nel water. Ok. Ripeto, per ora questo candelabro volante, ma a te sì, ci può fare qualcosa. Ok. Non si ci può fare niente. Qui è la sala da ballo. E sono certo che nella sala da ballo c'è un buco. L'ho preso finalmente. Tu, Ciccio Pilli, levati dalle scatole una volta tanto. Ok. Prima andiamo nella sala da ballo perché c'è un buco. Ne sono certo. Prima analizziamo il lampadario. Infatti, soldi. Ok. Facevo sempre questo verso. Benissimo. Ora so che i lampadari non li devo. Meno male che ho perso l'abitudine.
vediamo qua, c'è qualcosa, c'è un bu qua. E dall'altra parte il bu, vero? Sì. Ok. Bu 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 bu. Sei qua. Yes. Francesino. Ora finalmente l'ho capito cos'è Bulala. Perché la sala da ballo i francesi usano ballare, boh, non lo so, una cosa del genere. Abbiamo preso Bulala. Ehi, ben fatto Luigi. Ma non dovevano leggerlo? Tu e tutti i dati che hai. Stai attento Luigi. Ok. Non è che c'è un bu anche qua? Chi lo sa? Yes. Vediamo. Giallo, 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 giallo. Ok, non ci sei. Il bu è andato per disperso. No, c'è! Proseguiamo. Idiota! Dove il destino delle chiavi ci porta. Com'è che non ci dovrebbe essere? Ok. Boh. Cioè. Wow. Yes. Questa è una delle sale più importanti del gioco. O almeno, credo. Cosa dobbiamo fare in questa sala prima di analizzare il tutto? Non analizziamo per niente. No, qui c'è qualcosa. Formaggio, il nero, certo. Un topo? No, non lasciatevelo perdere per niente. Ok. Soldi, 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 godi popolo. Uno zaffiro. Oh. Ok. Pokémon Zaffiro. Bene. Che c'entra? Come demo e Luigi's Mansion. Cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo puntare la torcia. Questo. Questo. Per illuminare la nostra fantastica torcia. E si renderà visibile il fantasma. Che però dovremo parlargli e non aspirarlo. Luigi, non avere paura. Che c'è una bellissima niente. Trappola pronta per voi, penso. Ancora formaggio? Ancora formaggio, dico? Non c'è niente. Non servirà più a niente. Qua c'è qualcosa. Ne sono certo. Quanto due uova? No. Davvero, c'è qualcosa qua. Non c'è nulla. Era una cosa dei topi? No. Boh. Non ne ho idea. Qua magari una porta? No, non la guardo. Ah, si può entrare, ok. Prima entriamo qua. Genio. Che saremo circondati da fantasmi che saranno visibili soltanto nello specchio. Ah, lo specchio. Non è lì. Beh, siamo a uno. Saranno visibili soltanto nello specchio. E non è una delle sale più difficili di certo. Liberati, fantasma del cavolo. Non rompere le scatole. Non credere che non ti abbia visto. Sì, sto aspettando anche te. Anche voi, anzi. Fa culo. Ora lo piglia, no? Ok. No, ora lo piglia l'altro, vero? Ok, fa culo anche a te. Alla gravità anche. Che c'entra la gravità? No. Ero fissato con la Zufu Movie. Shit. Ok. Tira. Ok. Ne mancano ancora due. Ero certo. No. Che cavolo! Levati di torno, cosa inutile. Oh, ecco, ti pareva, mi appaiono quando meno possibile. Girati, ok. Ok, li ho presi tutti e due. Non ma è anche vero. No. Ma anche sì, ma anche no. Ma anche no. Ok. Tu sei proprio destinato a non farti prendere da me. Ah sì, poi vi vorrei scusare se magari qualche volta...
cavolo troppo spesso, ma... Ah, ora te ne sei accorto. È la mia natura. Natura un corno. Mica lo faccio elemento adesso. Elemento fuoco, medaglia fuoco. Una delle cose più importanti del gioco. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Mm. Ok. Ehi Luigi, cosa hai trovato? Diamo un'occhiata. Professore, what the fuck. Ok. Oh, oh, ma hai una medaglia elemento fuoco. Ora puoi usare l'elemento fuoco. Proprio così. Con quella puoi prendere i fantasmi fuoco. Mi chiedi cosa sia un fantasma fuoco? Quelli che appaiono dove c'è il fuoco, ragazzo. Sono fatti di fuoco, si può dire, l'ho capito. Se ti avvicina una fiamma, la tua presenza ti sorprenderà e si metteranno a saltellare. Così puoi prenderli con l'aspirapolvere. Dopodiché puoi espellere il fuoco con il pulsante L. Puoi fondere il ghiaccio, accendere candele e altro. In basso sullo schermo apparirò sulla terra e per controllare quando l'elemento ti è rimasto chiaro. L'elemento fuoco può servirti per sconfiggere. Che poi non ho mai capito perché serve l'elemento per prendere. Terrò presente, professore. Le varie cose. Professore, pare che siamo a scuola. Questo è fuoco per voi, ma non vi serve. Elemento fuoco, aspetta il tasto L, analizziamo. Cosa dobbiamo fare? Aspirare l'elemento fuoco, che sarebbe questo qua, con il tasto R. Aspirato l'elemento fuoco, almeno parte di esso, con il tasto R illuminiamo le torce, sempre che ci riesca. Entro oggi. Questi sono i cosi fuoco che io non ho mai capito. Ah, che cavolo servono. Okay. Ad aspirare. Un bu! No, c'è un bu qua. Fuck. Ok. Cavoli, voglio inclinare C possibilmente. Okay. Avevo C8 nel game. Allora, qui c'è un bu. Pensi di imbrogliarmi nel del cavolo? Vabbè, rivendiamo le torce, è una cosa più logica. Ok. Illuminate queste torce, penso che ce ne siano altre. Forse. E qua è il bu. Non le ho illuminate tutte. Infatti. Direi. Idiota. Ecco, ho finito l'elemento fuoco. Genio. Abbiamo detto in contemporanea. L'elemento fuoco. C'è un bu qua. Ora scappa, me lo ricordo, ora scappa. Ora no, non scappa. L'elemento fuoco pure, cavolo. Me lo puoi permettere di prendere l'elemento fuoco? Non mi importa, grazie prof. Ora cerchi di non rompere, ok? Prima vediamo se qua c'è qualcosa. Infatti cuore. Un cuorecino, ma sì, mi serve, grazie. Ok. Qua non c'è nulla. Del cavolo ti fai no, l'ho già preso, idiota. Dovrei cercare di illuminare l'Alzheimer. Cioè dovrei cercare di aspirare l'elemento fuoco che ho già aspirato. Bene. Ora cerchiamo di illuminare tutte ste candele del cavolo. Entro oggi. Le ho illuminate tutte? Sì. Yes. Ora anche qua stessa cosa. Non l'hai fatto. E non le ho illuminate tutte. Ora le ho illuminate. Notare la porta che si è aperta e io come un idiota continuo. Scritto rigorosamente in caps. Anche tu magari così è più bello. Ok, vorrei illuminare quella rossa. Ora puoi uscire. Ok, l'ho illuminata, penso. Sì. Ok, e questo si sarà spenta magari. No. Vorrei capire ora che cavolo devo fare. No, è soltanto per prova. Ok, ho perso tempo. Bravo Dani, sei anche capace di non lo potevo tagliare. In queste circostanze. La vera no, cosa che dobbiamo fare è illuminare le torce di quella stanza. Ok, prendiamo l'elemento fuoco. Ok. Elemento fuoco sono dei piccoli. Qua magari si illumina. Onde di fuoco, ok. Qua fatto. Qua non fatto. Qua non fatto. L'ho fatto? Sì. Ok. E qua non fatto. Non succede niente? Davvero niente? È caduta una chiave? Niente. Giusto. What? Ah, la chiave, genio. Ok. Yay. Immancabile. E ci apre quale cara porta? Quella che è della... Seminterrato. Qua vicino. Ok. Siamo già a questo punto. Non ne avevo idea. Qua non c'è la sala dei topi, c'è la cosa dei topi come mi veniva il dubbio, a quanto pare è una delle mie solite illusioni. Soldi, grazie. Grazie mille. Gentilissimo. Andatevene via, pipistrelli del
Cavolo. I puntini. Grazie. L'hai voluto tu, cicciolini. Dammi il cuore e muori. Oh. Anche tu. E anche voi, pistrelli. Io. Aspetta te, cicciolini. Non vuole apparire più. L'hai voluto tu. Oh. Dammi il cuore. 100 cuori. Bene. Questa è la lavanderia, genio. Ah, non è seminterrato. Analizziamo qua. Un fantasma! E il cappello di Mario? What? E quel cappello di Mario l'ha fatto lavare il gente, grazie, siamo in lavanderia. Ok. Qua c'è un bu. Ne sono certo, ormai i bu sono dappertutto. Cosa mi dici, Game Boy Horror, riguardo ai bu? Scusami, ecco, è ancora buio la stanza. Come posso chiamarlo? Salame, ok. Da oggi in poi ti chiamerò Salame. Fantasma Salame. Se sarai un salame blu, sarai un salame blu. Tu sei un salame bianco. Sei un prosciutto. Prosciutto cotto? Sì. No, prosciutto crudo è... non ha questo colore. Sei un salame crudo, ecco, così può andare bene. Shit. Ce l'avete con me, vero? Ammettetelo, ce l'avete con me. Ora mi colpisce l'altra. Io. Go di popolo. Oh, ok. Presto. Dai. Ok. Ecco qua il nostro scrigno che è perfetto per concludere la particella. No. Ma anche sì. Qua c'è un bu. Concludiamo la particella con un bu. Sì, sì. Si prendono i bu soltanto mi scappa, con la giusto? Luce. Idiota. Ed è nello scrigno. Vorrei scherzare. È nello scrigno. È nella porta? È nello scrigno. Non è nello scrigno. What? Oh, ecco. È là nel secchio. È qua. È qua. Aspirarlo magari invece di perdere tempo. Qua? No? E allora dove cavolo l'avete messo, produttori del cavolo? Produttori? Ah, no, mi sbatte la porta in faccia. Dov'è? Fuori dalla porta, cioè nella porta, va? Oh, è una fregatura la porta, che carina, ma quando mai? Ok, qua. Alleluia. Ti ho trovato, no, fanculo. Lavanderia qua, no, qua, no. Qua no, qua no, qua no. Qua. Soldi. Ok. Se te ne vai a parlare il cavolo, mi fai il favore. Non faceva sto danno alla palla. Di trovare un bu. Magari è nella palla leva stessa. Levati palla. Ma dove sei il bu del cavolo? Aspirare. Ok, eccoci. Wow. Questo scappa, Uri, me lo ricordo. Non scappare, scappa sopra, via. Giusto? Cane pestifero. Bu pestifero. Esatto. Dove cavolo? No, è scappato a sinistra. Giù. No. 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 Non va simmetricamente dove passa adesso. Davvero? No. Non lo sapevo questo. No, lo sa più di me. Dove cavolo è andato ora? Me stesso più più giovane lo sa. E io no. Okay. No, sono un idiota. Vabbè, ci vediamo alla prossima parte. Ciao Dani. Dopo aver concluso. E ci vediamo pure alla prossima. Ci vediamo alla prossima parte. Ciao da Super Dani. Ciao. Ho chiuso? No. No.